PEGI 12. Ciao ragazzi, sono Maurizio. Sono finalmente tornato. Sono tornato Zizzini, arrendete via Maurizio. Come avete potuto notare, in questo periodo sul canale è successo un po' un casino. Un hacker anonimo ha creato diverse dimensioni, scambiando le apparenze di me e della talpa. Lehan. Ma facciamo un breve riepilogo. Un hacker, soprannominato il hacker di Maurizio, ha rapito Caparezza. Nel frattempo ha lasciato una traccia, scambiando i corpi di Maurizio e della talpa. Per 90 giorni, siamo dovuti rimanere in queste condizioni. Qualcuno teneva i nostalgio i due canali. Dopo attente investigazioni, siamo riusciti a risalire al luogo del delito. La sala musicale al secondo piano. Lì si è consumato un incredibile combattimento, in cui il hacker si rivelò essere niente poco di meno che Ziggy e lo Zigosauro. Adesso la pace è tornata su Maurizio. O almeno sembra. Il torneo di Maurizio, indetto dal dimenticato, non è ancora finito. Il dimenticato tiene ancora in ostaggio alcuni nostri dipendenti in questa dimensione dove lo spazio-tempo è diverso proprio. Ora purtroppo vi devo lasciare. Sono riuscito a prendermi questo tempo nello spogliatoio dell'arena del torneo per mandarvi questo messaggio, ma potrebbero scoprirmi. Meglio tornare sugli spalti. Abbiamo ancora qualche piccolo annuncio, quindi lascerò la parola a un nostro fidato dipendente, Masahiro Sakurai. Vi saluto, ci vediamo nel torneo ragazzi. Sora no Sakurai Masahiro desu. Konnichiwa. Dai Lantou Smash Brothers Special, 発売 mae no saigo no direct o hajimemasu. Fighter wa imamade nanto 72 shurui. Pokémon Trainer を 3体 としたら 74 種類もの紹介をしています。 スタッフ一同頑張りました。 そしてこれから行う最後の紹介で いよいよ全員となります。 では参ります。 La talpa Leyuan. Ciao ragazzi, volevo solo dirvi questa... Ciao, sono Luca Bottale. Sōki購入特典として、おまけで今作っているものがあります。 スマブラスペシャルを買えば、今なら必ずもらえるものです。 まだ未完成なのですが、特別にお見せしたいと思います。 E tu, Junior, tu sei stato il mio primo scontro, vero? Prima una domanda, come mai sento un'aura dentro di te?以上をもちまして、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル発売前の最終ダイレクトを終了したいと思います。が、最後に、 決して悪夢の使者のようにストーリーを語るようなモードがあるわけではないことを先にお伝えしておきます。すべてのキャラクターが実体を失い、スピリッツと化してしまった事件とは何か。そのきっかけをご紹介してお開きにしたいと思います。それでは、発売をお楽しみに。 Ciao! Lotterò!